Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Continuiamo questa serie, cioè iniziamo più che altro questa serie dopo la pilota su Vintage Story. Allora, quello che è stato fatto e adesso ci troviamo qui in questo posto, in questa landa isolata e desolata dove non c'è nulla e abbiamo creato questo primo rifugio per passare la nostra prima notte. Abbiamo un misero campfire, un misero focolare e un po' di legna, un giaciglio umido e schifoso e della terra battuta. Non abbiamo nient'altro e non abbiamo assolutamente nulla per mangiare, se no queste radici, diciamo così, che dobbiamo subito andare a mangiare. Quindi mettiamo un po' di legna, accendiamo il fuoco con l'accendifuoco e andiamo subito a cucinare qualcosa perché stiamo morendo di fame. Non vorrei morire proprio il primo giorno, sarebbe bellissimo. Ok, vediamo un attimo se mi ricordo qualcosa. Allora, tipo un'accetta, qualcosa, no? C'era un modo per agganciare gli strumenti a un tipo rastrelliera, qualcosa. H. Rastrelliera, no? Non è questo, anche perché si fa con i bastoncini forse. Ah, ho raccolto in off camera, ho raccolto un po' di bastoncini. Forse era così? No, non mi ricordo assolutamente come si faccia. Perfetto. E allora, siccome non ce lo ricordiamo, andiamo qua, ancora sta cucinando. Andiamo su questo. H. Andiamo un po' se riusciamo. H. Allora, vediamo se sono i bastoncini. No, per appendere gli attrezzi. Non mi ricordo come si chiama per appendere gli attrezzi. Vabbè, la scala di corda, rastrelliera verticale. Non è questo. Sarà questo? Credo molto probabilmente che era questo. Vabbè, non mi ricordo. Perfetto, va bene. Mangiamo questa radice schifosa e dobbiamo crearci anche... Oh, non ci dà niente la radice. Creiamoci subito delle ceste, che se non mi ricordo male si fanno così. Questo però ci dà il cestino. No, 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 no. Vogliamo la cesta, questa qua, cesto. Ah, in quel modo, va bene. Tutto a giro. Ok, e la mettiamo qua, lontano dal fuoco, prima che brucia, e ci andiamo a mettere questo, la terra, la legna, ah, abbiamo delle bacche, ottimo. E di ceste però ce ne creiamo due, e l'altra la mettiamo qua, ok, perfetto. Perché questa è già piena, infatti. Allora, qua ci mettiamo questo, questo e questo. E qui dentro invece ci andremo a mettere queste qua. Queste ce le portiamo dietro e a questo punto ci mettiamo anche l'accendifuoco che non ci serve. Perfetto. Andiamo a mangiare. Se sentite un rumore tipo c'è qualcuno che sta trapanando. Ok, sono è già tardi, dobbiamo andare già a dormire, va bene, perché in off camera ho raccolto un po' di roba per non tediarvi con la raccolta della tifa e dei bastoni. Mangiamo tutto il mangiabile e andiamo a dormire. Già si sentono i lupi e questo non è buono. Ok. Naturalmente sarà buio presto.
Allora, vediamo un po'. Io vorrei andare da questo lato qua per cercare di capire cosa abbiamo. Ma prima di andare proprio così, no, ma ci creiamo almeno una lancia. Ok. Ottimo. Ok, ci abbiamo una lancia, almeno siamo coperti con una lancia. In caso di attacchi di lupi o qualcos'altro. Eccolo. Sapevo che c'era un lupo. Ulula lui. Devo cercare i semi, signori. Semi, semi, semi per incominciare a fare le nostre piantagioni, altrimenti moriremo di fame. Fino adesso non ho trovato nessun seme. No. Questi? Mughetto, non va bene. Sento già le prime fratture, che non va bene. La selce ce la prendiamo, ci potrebbe essere utile. Un po' di legnetti. Pezzi di rame, legnetti. Sono un po' spaventato dal fatto che cosa ci potrebbe essere qui o che non c'è più niente, perché c'era un lupo lì e avere il lupo vicino casa non è tanto bello. Ah, qui potremmo estrarre della pietra. Anche se è andesite, però non mi piace tanto, preferisco il granito, però o il marmo. Oh, lì c'è un altro. C'è un'altra rovina. Ah, questa è un po' meglio di. Potremmo fare casa nostra qui, eh. Ce n'è un'altra anche lì. Cos'è che abbiamo qua? Foraggio. Qui ci dà delle tife. Delle pietre di gesso. E qua foraggio. Quindi altre tife, pietre di gesso, ah, i bastoni, va bene, va bene, va bene. E qua invece. Madonna mia, stavo cadendo nel fossato delle Marianne. Lì c'è un lupo, qui cosa abbiamo? Minerali. Minerali ci ha dato il quarzo e il carbone nero. E lì c'è una frattura. Ma là dietro c'è un altro. Cos'è? Un albero? No, un albero. Ma di semi non ne troviamo. Semi, piante, proprio zero. Dove siamo capitati? In un posto brutto. Tra l'altro neanche le bacche sto trovando. Siamo proprio in un posto un po' più brutto del solito. Di solito è bello ricco, abbastanza ricco, invece questo qua. C'è un sacco di minerali, ma poca roba. Andesite. Ma è che non lo vedo io? Non credo. Anche questa zona qua non è brutta, eh. Aia, ci mancava solo che mi rompevo una gamba. Torba. Quarzo. Dice i cespugli sono vuoti.
Mi sa che moriremo di fame. Tra un po' incomincerà ad averci problemi. C'è un po' di nebbia. Ui, guardate là sotto. C'era un buco nascosto. Anche qui. Non credo che troveremo niente qui in mezzo a queste montagne rocciose, quindi scendiamo, andiamo di qua, vediamo un po' cosa troviamo. Che da, mi sa che la prossima notte incominciano a spuntare i mostri. E io non ho trovato niente, neanche un seme. Di solito se ne trovano a bizzeffe su Vintage Story. Questa volta zero. Avversità proprio. Almeno abbiamo 5 bacche da mangiare subito. Ci daranno pochissimo perché siamo a corto di nutrienti. Però almeno ci fa andare ancora più all'esplorazione. C'è una capra lì, un coniglio. Vediamo se riusciamo a acchiappare il coniglio. E i conigli così sono velocissimi. No, lì ci sono i lupi. Adesso i lupi azzeranno il coniglio, infatti. Lo azzannano e se lo mangiano. E ci hanno fregato pure il coniglio. Ok, qua c'è un altro. L'ho mancato, naturalmente. Qui c'è un altro lupo, ho sentito. Ci sono delle capre. Andremo di pesci, signori. Vediamo se almeno troviamo i pesci. Almeno dei pesci li troviamo. Non dico tanto, ma almeno pesci. Cioè, ammazzerei una volpe quasi quasi. E che quelle ti contrattaccano. E in questo momento non conviene. Niente, non posso salire lì. Qui però c'è qualcosa. Vediamo se almeno nella rovina c'è. Semi! Signori, abbiamo trovato i semi. Che semi ci ha dato? Semi di zucca. Cioè, vabbè. Semi di zucca. Ci raccogliamo un po' di granito. Perché ci serve per casa. Così togliamo la terra e la facciamo diventare una casa. Cominciamo a costruire le pareti. Questo, vediamo se riusciamo così. Sì, ok. Perfetto. Ci liberiamo un po'. Quel gesso ce lo teniamo. Questo gesso qua ce lo teniamo per scrivere nei
nei cartelli delle ceste. Ok, 1 e 2. Perfetto. Adesso che abbiamo almeno un po' di semi, che abbiamo la zucca. Non l'ho mai piantata, non so cosa sia la zucca, però almeno abbiamo dei semi. Vediamo se riusciamo. Questi sono i trabocchetti di sto gioco. Cadi là dentro e non esci più. Vediamo un attimo se c'è. Ma proprio zero. C'è una volpe, c'è un pulcino. Qui cosa c'è? Granito. No, quarzo. C'è la volpe di prima. Qua ci sono delle bacche. Che anche se non ci danno abbastanza, però almeno lì qualcosa di strano qua. Cosa ci abbiamo qua? Cibo. Cibo. Cibo, cibo, cosa ci ha dato? Ah, il farro, vabbè, dei cereali, ok. Vediamo se c'è qualcosa qua sotto. No. Ci facciamo subito un'altra pala. Dov'è? Qua, un bastone. Ok, e ci raccogliamo un po' di roba. Ok, dopo aver fatto crollare tutto, ho proprio fatto crollare decisamente tutto, qua sotto ci sono delle ossa. Che direi proprio di andarci a prendere subito, immediatamente. Sì, ce li abbiamo. E continuiamo. Ho preso già una bella 64 stack. Continuiamo a raccogliere questo perché ci servirà. Quanto siamo? 43. Ok. Incominciamo a tornare, lasciamo un po' di spazietto e torniamo verso casa, che praticamente è qui sotto. Va bene, andiamo. Facciamo strada verso casa. Raccogliamo un po' di bacche nel frattempo.
Eliminiamo il tetto e lo facciamo migliore. Così ti togliamo questa terra battuta che non serve più a niente. Abbiamo recuperato un sacco di risorse, quindi ci faremo un tetto, non dico degno di te, di nome tetto, però quasi. Oh là là. Dunque. Visto che di questi ne abbiamo in abbondanza. Allora, vediamo un attimo se io lo vado a mettere per così. Ok, la facciamo per così o per... No, non mi piace così. Il tetto lo andiamo a fare per così. Esatto. 1, 2, 3 e 4 e 5. Poi prendiamo le lastre e faremo così. Ok, sì, si può fare, signori. Andiamo a recuperare un altro po' di gradini e un po' di lastre e completiamo il tetto prima che faccia buio, forse. Naturalmente non ce l'ho fatta a coprire il tetto prima della notte, quindi ho dormito. Ci facciamo un piccolo spuntino con ciò che abbiamo. E sentiamo già un gorgoglio di mostri. È riuscito a entrare? Come ha fatto? Mi sa che ci lasciamo le penne. Oh no, meno male. Vediamo cosa ci lascia. Nulla. Come ha fatto ad entrare? No, un altro ce n'è. Si lanciano le pietre, maledetti. Ok, è morto anche questo. Cosa ci lascia? Delle fibre. Ok. Ho raccolto un bel po' di gradini. Andiamo a prendere gli altri. Ce ne lasciamo solamente uno alla fine. E poi prepariamo il tetto. Sento ancora mostri io. Sono dappertutto. Escono dalle pareti. Ecco, bravo, stai lì? Bravissimo. Niente, non ci lascia nulla. Mi sarebbe piaciuto capire da dove è caduto quello lì. Così, giusto? No, così. 2, 3. Non l'ha messo. Ok. Allora, vediamo un attimo di fare un po' di conteggi. Qui ci va una lastra e qui ci va questo. Facciamo lastra, lastra, là. E tre lastre praticamente. Oppure facciamo ancora uno di questo. E poi facciamo le lastre. Vediamo un po'. Questo qua e poi non cadere, è caduto.
Ok. Perfetto, e l'ultimo sarà uno di quelli, ovvero delle lastre. Ok, andiamo alla ricerca delle lastre a questo punto, perché io non ce l'ho. Vediamo come si fanno. Se faccio H lastra di... di granito. Lastra di granito, no? Lastra di pietrisco di granito. Quindi lastra di pietrisco. Vediamo un po'. Ci serve l'argilla. Vediamo se riusciamo a trovarla da qualche parte, in qualche altro rovina. Vediamo un po'. Quella lì è quella dove siamo venuti, forse. Andiamo alla scoperta. Dunque, abbiamo trovato un altro di questi, ma credo che per le lastre dovremmo farne a meno, perché è tutto pietrisco. Vedo che è tutto pietrisco. Ed è tutto allagato. Pietrisco e gradini, quindi la faremo tutto di gradini senza pietrisco, senza lastre. A meno che qua sotto, nascosto da qualche parte. No, questo non ci voleva. Via da qui subito, immediatamente. Via, questo no. Questo è pericolosissimo. Ah, un'urna. Coraggio. Ok, alla ricerca di un altro posto dove ci possa essere qualcosa di migliore. Tipo qua e qua, ce ne altri due. Andiamo verso quella parte. Dobbiamo assolutamente trovare da mangiare, altrimenti moriremo di fame. E cos'è quella roba lì? Ah. Forse c'è un cespuglio, vediamo se ci salva. Questo cespuglio c'ha qualcosa? Sì, qua c'è qualcosa. Oh, ottimo. Dovremmo incominciare a cacciare un po'. Il problema è che non troviamo carote, non troviamo niente di niente. Ah, ma è qua. È più in alto. E questo? Questo è nascosto.
È iper nascosto questo qua. Eccola qua. Foraggio. Oh, cos'è stato? Argilla? Ma è argilla bru o refrattaria? Refrattaria! Ottimo! Ottimo. Con l'argilla refrattaria possiamo fare le lastre, le faremo di andesita a questo punto. C'è pure lo stagno. A questo punto che siamo qua, giriamo la montagna e andiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte. Dopodiché torniamo a casa e eccolo lì. Ma forse è quello che abbiamo già visitato? Qua la tundra si infittisce, è piena di cespugli. Fascio di bambù. Ah, sì, con la. Con l'urna che abbiamo rotto. Oh là là, vediamo un po' cosa ci abbiamo qua. No, questo è nuovo. Questo non l'abbiamo mai visitato. E a questo punto ci servirà farci una pala. Pala. Uno e due. Ok. Ci prendiamo queste. Sono belle in vista. E questo cos'è? Cibo! Cibo, 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 cibo. Cibo, cibo, cibo. Stiamo andando avanti a colpi di fortuna praticamente. Ma è pieno zeppo questo qua. Pieno zeppo di ossa. Non è che magari c'è qualcosa sotto? No, eh. No. Solo misero quarzo, che per adesso è inutile per noi. Questa qua invece. Ah, là sopra forse c'è del pietrisco? C'è del pietrisco, ormai lo chiamo pietrisco, ma. Che cosa? Quanta roba abbiamo? Terra battuta. Terra battuta, via terra battuta. No, erano miseri blocchi e basta. Perfetto, torniamo a casa a questo punto. Abbiamo trovato, mentre stavamo viaggiando verso casa, un giovane fusto di melo rosa, quindi a questo punto qui facciamo un simbolo e gli mettiamo una stella fusto di melo rosa e lo facciamo rosa salva. Ok, continuiamo a andare verso casa. Questo perché? Perché possiamo prenderlo, fare delle talee e ripiantarlo. Aia, lì c'è la frattura. E allora ce ne torniamo a casina. Allora,
Allora, nel frattempo che stavamo tornando a casa, abbiamo trovato anche questa. Questa contiene minerali, però forse non possiamo. Ah, cioè abbiamo la ghiaia fangosa che non serve a niente. Distruggiamo questa, vediamo cosa possiamo ottenere. Ghiaia fangosa. Rame, buttiamo via questi. Ok. Questa è una lastra, ce la prendiamo. Questa è una lastra, ce la prendiamo. Lastra, adesso le troviamo, eh? Buono, ottimo. È pieno zeppo di rovine. Ce n'è un'altra qua, una là. Noi eravamo lì. Ce n'è un'altra qua dove ci sono degli utensili che per adesso non possiamo trasportare, però ci possiamo prendere le lastre. Pietrisco, lastra. Ok. E andiamo a vedere questa qua. Occhio. No! Sono caduto sottoterra. Sapevo io. Non volevo cadere. Oh, rame! Invece no! Madonna mia, che spavento! Mi sono saltato in aria! Ma proprio saltatissimo in aria! E dobbiamo uscire da qua. Questo cos'è? Minerale di stagno. È una miniera ricchissima. Madonna, ricchissima, però è piena di mostri! Scusate. Ce la faccio a uscire prima che mi ammazzate? Ok. Sono saltati in aria. Ah. C'è qualcosa di speciale là sotto. Ok, è troppo infestata. Scappiamo via. Scusate, ma sono saltato veramente in aria. Qua c'è un'altra ancora, è piena zeppa. Piena zeppa. Bene, bene, bene. Oh, forse. No, 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 questa ancora non l'abbiamo trovata. Utensili, sì, forse è quella di prima, non lo so. In uno ho messo un segno. Comunque sia, qua ci dobbiamo tornare. Questo è blu. Questo cos'è? Pezzi di stagno. Quella è casa nostra. Questa cos'è? Blu. Diamo un'occhiata anche alle piantagioni, se stanno crescendo oppure no. Non lo so, sono un po' perplesso. Ce la fa a crescere oppure no? Vediamo, perché poi dobbiamo fare in giro delle coltivazioni, non puoi coltivare sempre allo stesso posto. Quindi devi fare un po' in giro delle coltivazioni, vediamo se riusciamo a. Ecco, ho messo tutte e due male. A completare almeno una parte del tetto. Ok. Buttiamo di qua, prendiamo anche questo. Vediamo un attimo, se possiamo farci un altro cestino.
Un'altra cesta. Dove questo lo mettiamo qua. Questa cesta la mettiamo qua per adesso. E ci andiamo a mettere queste roba qua. Tranne il cibo che ci serve. Un po' di bastoni li molliamo qui. Questo e punto, queste qui le mettiamo qua. Qui cerchiamo di sistemare un po' alla bene meglio così, e qui ci andiamo a mettere il bambù che per adesso non ci serve. Ok, saliamo sopra e vediamo se riusciamo a mettere questi quattro pezzettini. Ne servono due qua. Uno e due, e ce ne mancano un po'. Tra l'altro, io l'avevo messi in maniera diversa, non così. Ah. Non è male. Facciamo due così e gli altri così. Vediamo. Uno e due. Uno. No, devo salire. E due. Bah, non lo so, non è malvagia, però migliorabile. Perché sì, poi questi magari li possiamo completare, qua chiudiamo. Non lo so, sono indeciso su quella parte lì. Vedremo, vedremo, vedremo. Forse è meglio fare tutto gradini per adesso, dato che materiali non ne abbiamo. Forse è meglio fare questo lupo qua, bisogna killarlo subito, immediatamente, perché è pericolosissimo. Dovremmo mettere, per fare i gradini, allora, raccogliamo un po' di roba. Qui cosa abbiamo? La terra ce l'abbiamo? Terra battuta e terra media. Ok, andiamo qua. Si alza di gran lunga il tetto, eh? Pian pianino la nostra casa prende forma. Andiamo a cucinare la radice. Ok, a questo punto abbiamo questo da completare. Uno, due e tre.
Due, e lì ci verrà questo. Magari dritto. Ok, finiamo questo. Uno qui. Uno qua, uno qui. No, no, sono caduto. Ok, va bene, non è un problema. Risaliamo subito e completiamo finalmente questo benedetto tetto che ci è costato tanta fatica, tanto sudore e quasi qualche morte. Sperando che ci bastano i gradini qui. Dovrebbero bastarci, eh? Questo? Così, qua. Uno, due, e quattro. Due. Sono partito direttamente da costruirmi un giaciglio un po' più confortevole, in modo tale che adesso posso dedicarmi a colture e quant'altro. Naturalmente bisogna chiudere sopra, però almeno non ci piove dentro. Un'altra cosa che possiamo fare è una bellissima torcia che si fa con questi. E questo, ok, 1 e 2. Questo lo posizioniamo qua. Qua ci giriamo, togliamo questa visualizzazione. Qua è finito tutto. Quindi prendiamo un po' di legna. Prendiamo subito questo. Accendiamo, cuciniamo prima. Oh, 14 torce ho fatto? La Madonna. Vabbè, pensavo di averne fatte due. Vabbè, non è un problema. Una qua. E una qua. Oh là là. Per adesso cucina e signori, che dire? La nostra prima casetta è pronta e poi dovremo pulire un po' tutto qua. Però diciamo che pian pianino stiamo cercando di sopravvivere, ce l'abbiamo quasi fatta e cucineremo il pollo, ce lo mangeremo e siamo a posto, no? Guardate l'effetto del fuoco che si cammina su. Dobbiamo fare un camino. Se no ci affumichiamo e moriamo dei gas prodotti da noi stessi. Bene, signori. Questa prima puntata, un po' lunghetta, ma ci sta, un po' sofferta perché siamo spuntati in un punto dove onestamente non c'è nulla. Abbiamo trovato le zucche, signore, non le carote o le cipolle o qualsiasi altra cosa. Le zucche che ci metteranno un'eternità. A proposito, andiamo a vedere come stanno. Ci metteranno un'eternità a, credo, a crescere. Stanno crescendo. Sono al 90%, se non piove dobbiamo dargli acqua. Bene, direi che per oggi è tutto, come sempre. Lasciate un like, un commento, se vi va, iscrivetevi. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.